faccio parte dell'associazione Forum Donne, Amelia, che è un'associazione nata nel 2008. Siamo state accolte noi donne tessitrici in questa associazione già esistente. Noi siamo molto più giovani, siamo nate nel 2012. E nasciamo appunto da un progetto preciso, che è la legge 286 del 98, che si occupa di mettere in relazione, di integrare donne italiane e donne straniere. Noi siamo nate praticamente senza nulla, veramente, proprio. Abbiamo avuto un piccolo finanziamento iniziale, abbiamo dato una sistemata a una sede che ci è stata per fortuna data dalla Curia a titolo gratuito e quindi i soldi sono andati a sistemare questo posto e abbiamo iniziato così abbastanza quasi da incoscienti, no? Però, vabbè, le persone venivano, noi abbiamo un bel parterre, qui ho le mie amiche, di nazionalità, dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio, Brasile, Giappone, Moldavia, Ucraina, Colombia, Marocco, spero di non scordare nessuno, e poi tre italiane, compresa me e l'altra mia collega. E cerchiamo di coordinare il tutto. Chiaramente abbiamo a che fare con situazioni non semplici. A, perché sono persone appunto che arrivano da paesi diversi e quindi hanno delle difficoltà a tutto tondo. Hanno bisogno di lavorare e noi la nostra idea era quella di offrire loro una possibilità diversa a quella, diciamo quasi scontata, ma senza voler nulla togliere al lavoro della badante, però noi pensavamo che ci potesse essere anche un'alternativa a questo, no? Cioè far venire fuori magari quella che era la loro anima creativa, la loro anima così diversa appunto da un lavoro così standardizzato, no? Io mi occupo del laboratorio di maglia e quindi cerco di trasmettere loro quello che io ho imparato in tanti anni. E c'è una risposta, devo dire, straordinaria. A me è piaciuta tanto questa cosa, no? Perché è come, io credo che chi sa fare un mestiere, nella fattispecie è un artigiano, e riesce a trasmetterlo, cioè, questo è un grande, secondo me, una cosa straordinaria, fantastica. E quando io vedo nei loro occhi la gioia, no? Di aver appreso una tecnica, senza falsa retorica, io sono proprio contenta. Proprio per me è questo, no? Io, cioè, il mio lavoro non è mio. Il mio lavoro deve essere messo a disposizione, no? Di tutti, cioè, chiunque voglia imparare questa cosa può. E abbiamo creato questo laboratorio che funziona abbastanza bene. Certo, abbiamo dei grossi problemi perché il problema principale è sicuramente quello economico. Cioè, noi viviamo, ci autosostentiamo, cioè, quindi facciamo dei prodotti che cerchiamo di vendere in un momento così particolare, però è una cosa abbastanza difficoltosa. Allora bisognerebbe avere una sorta di mente un po' imprenditoriale che, devo dire sinceramente, non mi appartiene. Vorrei imparare anche questo perché sarebbe un aiuto in più, però io mi sento più un'artigiana piuttosto che un'imprenditrice, no? Quindi, però si può, magari a piccoli passi si può imparare anche questo, no? E costruire un'autonomia per loro che sia appunto diversa rispetto a quella che dicevo prima, classica della badante, secondo me è una soddisfazione fantastica. E ci stiamo muovendo a piccolissimi passi, però siamo tenaci, siamo molto tenaci. E qui c'è un bisogno immediato, no? Di lavorare, no? Questo non è un progetto così veloce, però pur non essendo veloce, vedo che c'è una pazienza di imparare e di star dietro a questo progetto e quindi per me va bene, questo è uno stimolo fortissimo, no? Per me va bene così.